Sono Franco Arcovito e sul mio programma 360 gradi oggi ho il piacere di fare una chiacchierata col professor Giuseppe Gembillo, che è il coordinatore scientifico della scuola di liberalismo che è appena partita. Io sono stato alla conferenza stampa, credo, l'8 ottobre e lei ha già tenuto la prima lezione online una settimana fa o giù di lì. E allora direi di cominciare così. Questa scuola di liberalismo che si ispira anche alla Fondazione Einaudi e si svolge sotto l'egida dell'Università di Messina, in che cosa consiste? Bene, innanzitutto è una scuola che si svolge ormai a Messina da 10 anni e noi abbiamo l'intenzione, abbiamo fatto il progetto, diciamo così, di fare una serie di riflessioni sia dal punto di vista storico sia dal punto di vista teorico. In fondo il titolo della scuola in generale è Figure e forme del liberalismo. Naturalmente, intendendo per liberalismo la concezione liberale che comincia con Locke, che comincia con il concetto di tolleranza e che dal punto di vista economico comincia con Colbert, con il libero commercio e così via, per ricostruire le tappe fondamentali che hanno portato a quella cornice liberale che per noi in Italia è costituita dalla Costituzione italiana. Quindi non si tratta di una scuola di partito o di parte, si tratta di una scuola che vuole disegnare, ecco, il contesto all'interno del quale una serie di partiti, allora adesso siamo in una situazione un po' diversa, si riconoscono tutti nella logica del pluralismo, del dialogo e della libera concorrenza fra idee. E quindi una volta si diceva nella prima Repubblica, che io per la verità rimpiango sia perché era fatta di partiti, sia perché era fondata su un sistema proporzionale, si diceva tutti quelli che compongono l'arco costituzionale, per intendere appunto quei partiti che comunque, anche se il loro progetto di fondo magari era non proprio liberale, comunque in situazione si riconoscevano nelle forme e nelle istituzioni che fanno di uno Stato, diciamo, appunto uno Stato liberale. Quindi liberalismo, non liberismo economico legato a una certa, diciamo, struttura o a un certo modo particolare, molto individualistico di fare o di intendere l'economia, ma nel senso, se vogliamo dare un nome nobile a questo concetto, nel senso etico-politico di cui parlava Benedetto. Senta professore, sto rileggendo due righe che ho sentito espresse dall'avvocato Enzo Palumbo. Sa che Enzo Palumbo fa parte della Fondazione Einaudi e le leggo brevemente i due pilastri su cui si fondano le società liberali. Il primo è una Costituzione che delimiti il potere dell'organigramma statale. Il secondo pilastro è una legge elettorale che consenta la contendibilità del potere. Ora, noi in questo periodo purtroppo di lockdown, siamo al 23 ottobre, specifichiamolo del 2020, di lockdown, di situazione di pandemia, abbiamo dovuto già assorbire alcune limitazioni comprensibili, giustificate della nostra libertà. Oggi già si comincia a parlare, a riparlare di coprifuoco, di altre chiusure, di attenzione, anche perché ci sono i contagi che continuano a risalire. Ora, lei come la sta vivendo questa nuova ondata, diciamo pure così? Allora, cominciamo con il riferimento al senatore Palumbo, con il quale io ho il piacere di dialogare sul liberalismo dal 1980. E un paio di anni fa, forse 2 anni fa,
io stesso consigliai a lui di fare una relazione su un testo di Humboldt, uno studioso, uno storico tedesco, il quale nel 1791 aveva scritto un bellissimo saggio intitolato Saggio sui limiti dell'autorità dello Stato. Il problema fondamentale di un'istituzione liberale era le garanzie della libertà che il potere, lo Stato, riusciva a riconoscere ai cittadini. Quindi ha ragione perfettamente il senatore Palumbo quando dice che liberalismo significa, ecco, limiti dell'autorità dello Stato. Primo pilastro fondamentale, no? E questo pilastro è però un pilastro che non è un pilastro di cemento, è un pilastro storico. E Benedetto Croce, quando dibatteva con Einaudi e con Röpke, che era un liberale austriaco, sul tema liberismo-liberalismo, a un certo punto disse una cosa fondamentale. Io sono, come tutti sapete, ultraliberale, ma mi rendo conto benissimo che ci sono casi eccezionali all'interno dei quali o durante i quali il liberalismo sarebbe una catastrofe. In una situazione di guerra non possiamo sederci a deliberare con i tempi giusti sulla decisione da prendere, ma dobbiamo scegliere un capo e che Dio ce la mandi buona. Quindi ci sono casi eccezionali in cui il liberalismo si mette fra parentesi e ci si affida a qualcuno. Professore, Benedetto Croce, lei ha citato Benedetto Croce, e Benedetto Croce diceva, tra l'altro, tra le tante altre cose che ha detto, vigilare se stessi ma anche gli altri. Cioè, a dire, una delle basi del liberalismo è quello di non pensare di essere liberi di agire a 360 gradi, appunto così, ma vigilare su se stessi e vigilare anche su quello che fanno gli altri. Il paradosso è che, in sostanza, la caduta del muro di Berlino avrebbe comportato l'idea di molti che ormai la libertà fosse un fatto acquisito e duraturo. Ora, è ovvio che invece la libertà è qualcosa che bisogna guadagnarsi ogni giorno, in sostanza, cioè impegnandosi ognuno di noi nell'agire nei confronti della libertà delle persone, degli altri e anche della nostra stessa libertà. Alla luce di queste nuove interpretazioni del, fra virgolette, potere o della decisione del potere, come è giusto che noi ci si comporti? Bene, ricomincio da Benedetto Croce, il quale riprendeva una frase bellissima di Goethe, del poeta Goethe, il quale aveva affermato in una delle sue massime: ciò che abbiamo ereditato dai nostri padri, dobbiamo riconquistarlo per possederlo. E Croce la usava per dire, per spiegare in qualche modo le ragioni per le quali eravamo arrivati al fascismo, perché, come ha detto lei adesso, praticamente gli italiani, noi italiani ci eravamo convinti che ormai la libertà, fino al 1920-22, eravamo convinti di averla conquistata per sempre, e l'abbiamo in qualche modo trattato come l'aria che respiriamo, che ci accorgiamo di averne bisogno quando l'aria ci manca. Fino a quando ce l'abbiamo non ce ne accorgiamo, cioè è normale, è oggettiva. Ecco, l'abbiamo presa come qualcosa di oggettivo. La libertà, invece, come lei giustamente ha anticipato, è una relazione, non è un confine. Noi purtroppo abbiamo ereditato dal grande Kant, che insegnava geografia fisica, una definizione della libertà che è fisica. Lui diceva: la libertà, come tutti sanno, la mia libertà finisce dove comincia quella degli altri. Come se ci fosse un limite, una linea di confine che garantisse.
Invece la libertà è una relazione in cui non c'è confine, è un rapporto continuo fra individui e dobbiamo noi appunto vigilare noi stessi e gli altri e far sì che anche gli altri non vadano oltre, perché se si supera un certo ambito e un certo limite indebitamente, ecco, cadiamo in quella perdita per mancanza di vigile attenzione. Ora, oggi noi ci rendiamo conto e con questo siamo andati oltre la Costituzione, siamo andati veramente oltre e in effetti, come spesso succede poi, l'andare oltre rischia di non essere di non rientrare in una parentesi temporanea, ma di diventare prassi. È vero che noi non abbiamo il concetto di diritto inglese che si fonda sulla prassi, per cui una cosa fatta una volta poi si può ripetere, e il nostro diritto è formale e quindi non è legato appunto alla prassi. Però è anche vero che una cosa fatta ci si può poi riferire magari con grossi rischi. Quindi io dico che in questo momento noi accettiamo, ma con vigile attenzione, questa pratica, ma dobbiamo stare molto, ma molto attenti all'uso che se ne possa fare. Ora, così, a occhio, diciamo così, a distanza, Conte non sembra uno che voglia utilizzare questa situazione eccezionale per altri fini, ed è questo che almeno a me, ma a tanti altri, fa accettare questa velocizzazione, non dico incostituzionale, dico acostituzionale quantomeno, va bene? E quindi dico, speriamo, ma restiamo vigili, restiamo attenti a che non si vada oltre. Di certo, qualche volta ha sbagliato nella comunicazione, ha detto è concesso, ha detto si concede, queste cose non si dicono neanche in casi eccezionali all'interno di un neanche pensare. Ecco, non si dovrebbero nemmeno pensare, forse non sono state nemmeno pensate, sono sfuggite di bocca, perché certe volte noi parliamo nell'usare il linguaggio e non sintonizziamo bene la parola con il pensiero e quindi noi le prendiamo come espressioni infelici e non come cattive intenzioni, ma ripeto, dobbiamo restare vigili. Ecco. Professore, le chiedo scusa, queste scorciatoie, chiamiamole così, costituzionali, se dovessero prendere una piega per noi poco liberale, come pensa che potremmo intervenire? Io non vedo come io, lei o qualcun altro possa intervenire per, diciamo, per stoppare un po' questa deriva, ripeto, scorciatoia anche plausibile, comprensibile, sono con lei in questo discorso. Però quali possono essere i mezzi se questa scorciatoia viene utilizzata con maggiore frequenza? Guardi, io penso che la storia abbia avuto un andamento ispirato non alla fisica ma alla chimica. La legge fondamentale della chimica, come lei ricorderà, è che ad ogni azione si contrappone un'azione uguale e contraria. È una reazione uguale e contraria. Quindi quanto più l'azione diventa pericolosa, io mi auguro che la reazione sia altrettanto pericolosa, altrettanto decisa. Io mi auguro comunque sia che la reazione sia pari all'azione e che non sia fatta da singoli, perché fatta io e lei non possiamo farci nulla. Se diventa una reazione di massa e di popolo, diventa liberalmente e democraticamente giustificata
se è appunto rapportata alla gravità dell'azione. Ok, professore, chiudiamo questa conversazione e ci risentiremo per un altro discorso che ho in mente, ma una sua definizione del liberalismo visto alla luce di questa decima edizione della scuola di liberalismo per quelli che saranno gli studenti che l'ascoltano o per quelli che entreranno anche loro online per ascoltarlo. Guardi, io ho cominciato la mia relazione dicendo che del liberalismo, come di tutti i termini che noi usiamo con buona pace dei neopositivisti, dei logici matematici e così via, non possiamo dare una definizione astorica, perché quello che significava liberalismo per Locke, per Montesquieu e per tutti coloro che lo hanno via via sviluppato, non significa più oggi. Oggi liberalismo non è più nemmeno rapporto fra cittadino e Stato. Lo era fino a 50 anni fa. Oggi è cambiato tutto. Già lo Stato deve avere garanzie dall'economia che domina, dall'economia globale a livello mondiale. Già lo Stato è sottoposto a restrizioni della sua autonomia. Gli Stati nazionali non sono più liberi e autonomi come erano una volta. Non solo, ma il liberalismo, che fino ad allora aveva come nemici il totalitarismo di destra o il totalitarismo di sinistra, adesso ha come nemico unico, dopo la caduta del muro di Berlino, il liberismo sfrenato, cioè il nemico che viene dal suo interno. Quindi ci rendiamo conto che adesso liberalismo e tutto ciò che questo comporta e le analisi che dobbiamo fare attorno a questo concetto non riguardano più un rapporto semplice, in fondo era molto più semplice il rapporto cittadini, garanzie dei cittadini e Stato. Certo. Adesso dobbiamo andare a scovare, adesso l'economia ha imposto agli Stati alcune restrizioni di libertà nei confronti dei cittadini. Lei pensi, noi dobbiamo far passare il nostro denaro per le banche con la scusa, io dico, del riciclaggio. Ora, siccome sono convinto che anche i peggiori dei nostri governanti non pensano che noi siamo tutti riciclatori, che io e lei siamo riciclatori potenziali, che 60 milioni di italiani riciclino denaro sporco, il motivo deve essere un altro. E il motivo molto probabilmente è, primo, che passando il nostro denaro per le banche, gliene lasciamo un poco alle banche, a tutte, e quindi siamo deprivati già di un nostro bene che ci siamo guadagnati lavorando per tutta la vita. Secondo, che serva anche, forse non per ragioni di oppressione totalitaria, ma comunque di lavaggio del cervello, per verificare che cosa compriamo, quanto compriamo, quali sono le nostre tendenze, come eventualmente possono essere deviate e guidate le nostre tendenze e così via. E quindi già abbiamo perso un altro tipo di libertà, che era la privacy assoluta. Abbiamo perso l'intimità, cioè ci entrano dentro. Allora il problema liberalismo oggi è molto diverso, è molto complicato. Quindi se io dovessi dire cos'è il liberalismo oggi, direi liberalismo oggi è una condizione all'interno della quale ci sono delle problematiche che sono assolutamente nuove rispetto a qualche decennio fa, e queste problematiche sono legate intanto al mezzo che ci consente di parlare in questo momento, che come tutto ciò, diceva sempre Goethe, che era grandissimo nelle sue massime, tutto ciò che è dato all'uomo è dato metà come ricchezza e metà come maledizione. Noi in questo momento è ricchezza, ma per il controllo che tutto, perché tutto questo che noi stiamo facendo, una volta si diceva, mi pare che sia stato Manzoni a parlare di vasta orma stampar a proposito di Napoleone, si diceva che i grandi lasciavano le orme, va bene, adesso con questi mezzi le orme le lasciamo tutti. Tutto quello che facciamo, qualunque cosa, è registrata ed è, rientra nei cosiddetti big data, che è l'unica parola inglese che io preferisco in inglese, perché mi dispiace pure tradurla in italiano, almeno in inglese
mantiene quella aura di vaghezza che in italiano, ecco, quel distacco che in italiano non avrebbe. E quindi... Va bene, professore. Io direi per adesso concludiamo qua questa nostra conversazione. Vedrà che ci risentiamo un'altra volta. Intanto la ringrazio. E... Grazie a lei. Buona serata. Ci rivediamo la prossima volta a 360 gradi, naturalmente.